stavo seguendo il tutorial DVD, dopo 3 minuti sei di casa DVD. Ha sequestrato tutto. Appena sento, vedono che DVD sto modificando, sento questo. FBI, opera! Dio, povero. Grazie. E a cavare il portone. Sì, sì. Allora, se dovrei registrare su un granato. Metto così il portone qui del mega rai, un bianco. Sì, sì, via di vento. Io voglio toccare su al muro, diretto. Comunque c'è solo uno veramente che ha mettere FBI in casa. C'è sta moda qua che in America chiamano FBI per denunciare un suicidio, là, un omicidio. E io subito a SWAT là, entro subito, oh, tutti ormai dentro là. Cacciai, Dio, sì, sì, dopo c'è questo qua successo che ha parlato con l'FBI. Potrò cagare il successo. Si è cagato sul cuore di figli. Sloggeranno che sfonda il garage e gente che entra da qua. Se no, a meno che non mi abbia che mi porti via una cassa di birre. Vabbè, la... Ora che dico, mi ti do la birra e poi ti metti con un po' in testa e ora... Sì, basta che se vuoi la tira ti arriva a birra dopo. Mi hanno detto che non potevo più farlo. Ah, hanno iniziato a bestemmiare. No, perché non mi presentava i corsi pomeridiani. Ecco. Ma vai in figa. Male. Ma che? Mi dice che va che non partecipavo ai corsi pomeridiani. Allora non potevo più fare il caricchetto. Il caricchetto. Il chiricchetto. Il muoviti entrare con quella il caricchetto, dico. Beh, comunque dopo un anno vi ho conosciuto voi Le madonna sono cascate ancora di più. Ed è stata la disfatta di Caporetto. Esatto, pollo da sano e civile e da bestemmiatore seriale. Beh, mi hanno il permesso per modificare i mezzi. Sì, sì, caro. So, Drio, riflettere. Basta che lo fai meno in bagno, se no mi sa che è riflessione. Fate un esame di coscienza, tutte le serie che non si vignetto perché ci dà trambioni. Ah, sì. Pepina. Vabbè, se adesso sarà difficile convincere Marco, adesso non sai che posso occuparmi diretto. No, ma Marica si tacca a spaccare le balle anche lui. Dai, spremovi e entro insieme. No, ma Maria... a cambiare le gomme del trattore. E vuoi modificare le mie quattro, mi guido e no, e lui invece continua a dirmi che vuole modificare le mie quattro. Vuole mettere le gomme forestali. Gomme... Perché vuoi mettere che gomme? Ah, adesso lotta tra Casi e Mati per... No, 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 neanche lo fa salire, lo butto fuori diretto. No, ma rimetto a cincionare col clima agri. Quindi Agri 50 km orari per strada, verso la porta butta basso Marco. Che stuvo il clima che sta con l'aria calda, dico. La potete fare Easy Sparta, boom, fuori dalla porta, dico. Comunque Matti, no. Adesso te, cavo il permesso perché fin due minuti fa te lo avevi, vedo che non te lo pari, te lo cavo. No, che cazzo di esita non te me lo hai messo. Senta, diciamo che in questo momento... Che poi neanche costasse scheggio, solo da provare a metterle, dopo rimetto questo. Non sei contemplato. Scommettiamo, se non rimetto le gomme sue, non vengo più in partita per una settimana. No, perché sei a favore tuo, uscita. E ora se non metto le gomme sue... No, te ne cavi il permesso, ti dico. No. Oh, mi il patto. Se non ti rimetti le gomme sue, devi essere qua su serie H24 7/7. Va bene. Te conviene a perdere. No, va bene che sto questo. Ma vuol che sarà inteso. E ogni minuto. Ripeti la scommessa parola per parola. Allora. Buon, cosa ho capito? Accetto la scommessa. Te che è il culo verde praticamente. No, accetto la scommessa, sì, sì, sì. Accetto la scommessa, vai. Perché accettare una mia scommessa al buio, vuol dire... Se parla il culo. No, devo dire tra foro e Monte Bianco, è il doppio. No, scommettiamo. Ah, quindi... Sì. Neanche a far finire a frase. Scommettiamo, vai. Neanche a far finire la frase. Ma Luca, vai, mette già posto, te guidi. No. Vabbè, ho sposato quello che vuoi fare, dai, vai. Vabbè, ormai la scommessa è esercitata. Cava e mette a posto, dai. Ma però sto qua. Ma a me non vuoi per me. Ma c'era nella scommessa. Cosa? No.
Sì. Tino, te che è questo che mette l'incasse e la scommessa, accettare la scommessa? Sì, sì, che te che l'incasse, mette con i torripetti la scommessa. Mi sono dato per ripeterla, Tino, te è questo che mi finisce Tino, a fare. Tino, te che ripetuto, te che modifica la scommessa. No, mi dico ancora da finire la frase. Io e se ti avevi già finito. E come sempre Marco ogni sera perde tempo a fare cagate. Marco mente perché sa che mi lo inculiamo. No, 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 cioè... Come te, metti il permesso, se cambio... Ma se ti non ti segnaca, non ti segnaca a che patti te che da sottoporte... Con un nano satanico. Vedo capito. Facciamo così, te mi metti il permesso, cambio i rue... Chip, chip, conto, conto fino a 10 e rimetto il rue normale. Se ma vinto, ma amico, se hai vinto la scommessa? Lo so, perché te mi cambi il permesso, scommetto. No, che la scommessa già era la frase finale, che scommettiamo che mi non te davo il permesso. Dite che questo accettare stesso, ok, scommesso, mi non permesso che non te ho la frase lì, perché non ma perché non te mi hai a finire la frase e quindi te hai accettato una scommessa al buio e te hai anche ripetuto che te vuoi accettare una scommessa al buio, quindi... Basta, siete si duro. Chiuso. Chiuso. Tric 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 sarà porta. Mi va benissimo perché ho permesso. Mi ho vinto la scommessa e dove sei i miei 100.000 euro? Comunque non te che hai vinto la scommessa. Sì? Perché mi usare che te mi davi il permesso. E la scommessa era che tornare tutto come prima. La scommessa c'era anche che se mi vincevo la scommessa ti dovevi darmi 100.000 euro e comunque devi dare sta qua sua serie ogni sera per i prossimi 20 anni. Oh, non te mai sa finire la frase? Ho un permesso magico. Avanti. Secondo te mi cambiavo il ru e mi cambiavo il colore perché ho saito da 3 sere che vuoi cambiarlo, quindi. Hai svelato il tuo piano malefico. Lo so, ma siccome cosa capito che il permesso non me lo dà, adesso ve lo dico. Quindi in ogni caso avrei in qua perché lui restava qui e cambiavo solo il colore. Ma in ogni caso ho vinto la scommessa perché non ti ho dato il permesso. Scassa palle. Hai vinto la scommessa. Vabbè, anche mi se adesso faccio una scommessa, dammi 100.000 euro, cioè ovvio che ho vinto la scommessa. Sato combinato. Orco cane, poco. Questa è una gamba sorgana. Guarda, ancora. Sega ingolfa sta ingolfare la paese triste adesso cazzo fa mina adesso si inquadra anche il ranghiera madonna ma che mucciasso dio sì. Boh ma che roba ma prima volta un trattore si smorza col volto a vento guarda un po' dopo come va ranghina cioè hai in mezzo alle balle ti ha dovuto improvvisare per non fermarmi addio bestia no. Madonna che cazzo ma che roba! Grazie dei malesi! Ma fa un pitone di una serpente boa! Madonna! Fai casi adesso che vuoi! Si muore in quattata l'imperatrice! Marco dopo sta scoperto dammi i permessi! Sempre così! Dai! E tu posizionato trattore al suo posto che cambia le rue! Ah si, sì, aspetta che posiziono subito il trattore al suo posto! E manco le incue. Guarda, sì, ma quella davanti è un genio, sei. Guarda, scommetto che ci ha piazzato anche il 1004. No. Adesso c'è Marco, tu puoi tranquillamente cambiare lui. Sì, te metti a rode fine e non va un cazzo. Guarda, se mi farà rode fine, te metti... Ok, metterà a rode fine, oppure le gemellate fine che mi fa ancora più cagare. Ti anche a dico, a volte cambia fuori... 1004 rode fine. No, schiva una bomba. Quella da patate praticamente. Oh, che bello. Mi ho messo finalmente le rode qui, beh. No, aspetta. Ma che cazzo. Che mostro, Dio. Come fa massa, bordello, Dio, non so buono di un cazzo quando chi altri parla con quella roba di... Dai, metti i miei 4 e i miei 3. Sì, i miei 2, i miei 1. Cosa mia? Troia, mie 4, 7, 2, mie 5, 9, 80, mie 8, mie 4, mie 3, mie 180. Io sì, 1180. Tu hai già il trattore numero 1, trattore numero 2, trattore numero... No, mie 108 milioni, beh, poi qui da GG. 7480 R perché anche a retromarcia. 7280, 7430, 7500. C'hai 1000 e ci pare che abbia 61.000 cavalli.
Ecco, 1175. L'idea è roba che odio, guarda, se quanto ti mette il numero sua cofanatura e corrispondente ai cavalli. Beh, adesso l'unico che fa sta roba qua è la Valtra e Massey Ferguson. Che fa sta roba qua. Ti manca Fendit 79 S737 60 cavalli. No, aspetta. Arrivare. Ma adesso dimmi ti 6000 questo 7000 7430. Cosa hai? 430 cavalli? Comunque poi mi sarò fermato perché se passava uno stormo dei volatili fuori dalla finestra. No, comunque ovviamente dico le risposte da dare. No, comunque no, quando va quella è triccia a casa e non vedi tu mia. Perché sono Marco che sei una retta che è altra parte della mappa, Dio povero. Infatti io andavo al mare a prendermi l'acqua. Te debutti dentro e te noi anche. Ogni volta al mare, puttana, acqua, acqua urinata. Come un problema acquatico? Ho fatto blu 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 col trattore. Perché lo vedo qua giù? Matti! Matti! Perché so che hai fatto plof plof dentro l'acqua con... Matti, come si sono dentro Matti e paio! Perché Matti si pianta su un albero? Perché? Codi, perché devo fare la riga? E tipo la terra. No, sai che sarà Rodrigo la gara com'è. Ma Marco. Cosa hai detto a Occio? Cazzo sei qua? Cos'hai brincato? Palletti. E vai, esatto, boie. Ma guarda la strada, no. Dana si politica. Dai, c'era che cioè, sei imbrincato su con niente così a caso. Puoi detto, l'hai ritardato, cosa lo fa? Sì, l'hai anche imbriaco ciuco, però vedo che ne va in qua in alto. Ma tipo no, cosa si deve fare? Guardo Marco che fa l'inglino di merda. E detto. Dove cazzo cavoglio? Marco è fora. Vabbè, quello che te grivi, si voglia fare una specie di rimo, una roba, una spiaggetta qua. Tutta sudata. Tutta sudata, no, è così. Di morì, ah, in trio, giro. Tipo, su e giù per i monti. Ma fate triste la manetta, seta se mia, giri garrano. A certo punto, il monte mi sa sette di... Se cava il tocco, in sei volte ti dirò... Buona inchiodata, e ora... Ti dico 9,80, E ora cadi, cadi, e ora DVD, e ora DVD è Picasso di Buante, e quindi stai fermo sul ponte. Cadi che Maria si divide il passeggero, si cada con le gambe al posto delle spalle fuori per l'abrigo, pensando che qui ci sta là per là Tomolowski che lo imbrasa, invece dopo si rende aspetta conto secondo, che aspetta DVD ti è ormai un piantone. Allora, non si è ottenuto. Porto con te che stavi carico di io sull'erba. Che DVD in spiaia al mare con un certo punto taga ficciaia e rete su un momento e lo e chiama DVD. E sente, la suoneria che suona. E siete suonerie che suona? No, ma le ha così, no, in spiaia. Guarda un bel culo, una bella puttanona, no, davanti che va, arriva al mare. A un certo punto ne ha sua mente così negli occhi davanti, vede un brassetto che si rompe, che piccia e rece. E là... La può nerare senza un dio? Là, il vado a culo di pedalò, che dì un pedalò per piacere, e richiede su quel cieto. Ma vita in leva sotto il museo Marco cane ciao pollo sì ma se lei dietro viene su quel sigillo dopo il taglio per campi ti ho attaccati mi fa freesa dopo i mesi cambio fuori tutta la terra credo lo 6.000 giri devi però che se venga e fai davanti va via in levi stesso da potenza. DVD che nel frattempo si è smontato il trattore vede cosa è successo. Ti è nata bestemmia e senti inalare un... Accompagnato Dio. Da Gesù Cristo nostro Signore che dice moia. Con un set, magari anche un set dei chiavi giusto per se serve. Oh sì, il careo di abeta. No, sì. In ausilio. Come il Signore col careo di abeta. Avevo capito magari. Sì, e tutte quante la concessionaria di Passan piena di ricambi, pronti. Nel furgone di passare e sito succedono qui no aspetta succedere solo e giorno dopo però solo che dirà la parla la parla hai detto così io qui negli uffici di aggiungere in America
A un certo punto il faraone che si dio camminare così nel corridoio e vede un chiuso su un'entrata e piglia il culo. Dai a fregarsi così, i apotecati passano lì, va in ciolla se verso i proteoni. Era tramarda, se verso i proteoni, vai tutti fuori, che vado svuot. Vabbè. No, fa modo meccanici di Formula 1, no, tira su da troppo. Ma vuoi se la stoccata dove che se la stringe il ferro. Che cosa dico? È tondo. Oh, ma è Power se andata a piegare. Possiamo scrappare sul lato della facettrice che ha fatto massa leva. No, ma sa che la scarafaglia. Lo trovavamo un pinno. Magari ci avrei smagnato anche a merda che scarafaglio, eh. Avevo idea che tu hai cattato dentro le amaro, no? Oh, fermo sto video perché dai, aspetta che tre. Vai. Vai tu. Questo di Scarafaglio bene che dice. Tre. E con questo abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e arrivederci. Bella roba!